Mi trovo con uno dei responsabili del Luna Park, Marco Sforzi. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, inaugurazione importante oggi, volevo sapere da Marco se ci sono quest'anno delle attrazioni nuove rispetto all'anno scorso. Sì, come sempre, tutti gli anni si portano sempre due attrazioni nuove, quest'anno c'è il Turbo 360, che è un'attrazione adatta per i giovani, un'attrazione adrenalinica, e poi abbiamo quella più tradizionale, la Barca dei Pirati, che è un'attrazione, una specie di altalena gigante, dove come novità ha delle grosse gabbie dove si può essere, oltre che seduti, anche in piedi in queste gabbie che dondolano a un'altezza di 20-25 metri. E diciamo anche tante attrazioni dedicate ai bambini. Sì, ci sono quelle più tradizionali, le giostrine per i bambini, poi abbiamo quegli giochi a premio dove si spara con le pistoline contro dei barattoli, la pesca dei cigni, più quelle delle automobiline, insomma abbiamo un po' di tutto. Questo è uno dei Luna Park più grandi di tutta la Lomellina, abbiamo circa 80 giostre quest'anno qua. E, come sempre, veniamo per la festa del Beato Matteo. Grazie, grazie mille. Prego. E con noi l'assessore Riccardo Ghia e l'assessore Luigi Pigola, buongiorno. Buongiorno, come da consuetudine siamo qua al Luna Park, ormai è una tradizione consolidata che questa bellissima realtà cittadina fa felici grandi e piccini, e quindi siamo qua oggi perché inauguriamo e ci auguriamo che tante persone vengano a Vigevano, quindi a vedere il nostro grande e bellissimo Luna Park, e tante novità ci sono, tante giostre nuove, sempre più rinnovato e sempre più bello, grazie. Buongiorno a tutti, non posso che ribadire quello che ha appena detto il mio collega l'assessore Riccardo Ghia, e speriamo che veramente anche il tempo sia molto clemente con questi ragazzi che lavorano per il divertimento dei grandi e dei piccini, come precedentemente ha detto Riccardo. Auguro una buona giornata a tutti, a presto, e speriamo che sia un bellissimo weekend sulle giostre. E a Luna Park non potevano mancare i ragazzi della Croce Azzurra con la nuova eletta presidente Laura Vico, buongiorno. Buongiorno. E sono qui in rappresentanza della nostra associazione, siamo un piccolo gruppo oggi, ma sabato prossimo saremo molti di più, perché come ogni anno accompagniamo i ragazzi disabili sulle giostre. Questo è un momento molto importante per loro, che lo aspettano tutto l'anno, si può dire, e quindi noi cercheremo sempre di ripeterlo. Grazie, grazie mille. E quest'anno c'è una sorpresa che verrà fatta ai ragazzi della Croce Azzurra, ma lo chiediamo alla ragazza che è qua accanto a me. Ciao! Ciao, sono Pietra, lavoro per il McDonald's di Vigevano, e anche oggi noi ci tenevamo a collaborare insieme ai ragazzi del Luna Park per dare qualche gadget ai ragazzi, oltre alla collaborazione che portiamo già da 2 anni a questa parte. Sicuramente anche l'anno prossimo ci saremo per portare qualcosa a questi ragazzi. Bene, grazie. A te, grazie. Ciao.